relazione che è la stessa che abbiamo presentato all'audizione in Regione Lazio, naturalmente adattata all'evento. Gli incendi della stagione 2021 sul territorio dei Monti Arunci sono stati particolarmente distruttivi, raggiungendo luoghi ricchi di biodiversità risparmiati in passato. Per questo abbiamo pensato che fosse giunto il momento di dire basta e di organizzare un incontro webinar che trattasse il problema con un approccio nuovo e con il contributo di esperti del mondo agropastorale, allevatori e figure che per motivi diversi conoscono e frequentano i Monti Arunci. L'idea era di riuscire a fare corretta informazione su un fenomeno grave e ricorrente, fornendo dati e indicazioni utili alla comprensione del problema, alcune delle quali ricavate dal piano antincendio presentato dal Parco Naturale dei Monti Arunci con motivazioni economiche, sociali e culturali, e proponendo un approccio basato sulla conoscenza e sulla prevenzione, in alternativa ad una strategia solo repressiva, ricercando soluzioni concrete, sostenibili anche economicamente, attraverso il finanziamento di progetti innovativi, ma già sperimentati con successo in altre realtà nazionali e internazionali, auspicando la collaborazione e il coinvolgimento delle categorie coinvolte e delle istituzioni preposte alla gestione e alla tutela del territorio. Come si legge nelle conclusioni del citato e ottimo piano antincendio 2021-25, redatto dalla società DREAM Italia e presentato nel febbraio del 2021, il fenomeno degli incendi estivi è fortemente correlato alla necessità di rigenerare il codice erboso dei pascoli, ricorrendo ad un uso incontrollato del fuoco. Siamo convinti anche però che la pastorizia, se ben organizzata, abbia un impatto potenzialmente positivo in montagna, aumentando la biodiversità animale e vegetale, creando importanti volani economici ed occasioni di lavoro, anche giovanile, da raccogliere, valorizzare e ammodernare. Sempre nel piano antincendio del parco, gli esperti propongono l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto come una delle migliori soluzioni possibili per contrastare il fenomeno degli incendi, naturalmente incendi dolosi parliamo, con finalità di rigenerazione dei pascoli e definita anche nel piano regionale di previsione. Questo è un piano regionale che io ho qui degli appunti, poi magari lo possiamo approfondire. Questa tecnica è prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, una tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali e di prevenzione degli incendi boschivi. Questa è la definizione che dà il piano operativo della Regione Lazio sulla tutela e la prevenzione, degli incendi. Ovviamente un progetto del genere non avrebbe senso senza il coinvolgimento delle categorie interessate, in primis la categoria degli allevatori, responsabilizzandoli offrendo loro la possibilità di diventare protagonisti della strategia della prevenzione e della gestione sostenibile del territorio. Oltre al finanziamento del progetto operativo del fuoco prescritto, dal webinar